Carissimi, la Prologo Sant'Arcangelo de Casulis, l'amministrazione comunale e la parrocchia Trasfigurazione del Signore rivolgono a voi tutti un saluto intriso di speranza e di caloroso affetto. Anche quest'anno, seppur con toni soffusi, abbiamo voluto onorare la grande tavola di San Giuseppe per sottolinearne l'importanza e l'eco di questa fascinosa tradizione, quale memoria del passato ed eredità di conoscenza. Papa Francesco ha indetto il 2021 l'anno di San Giuseppe. La pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova l'intera umanità, rivelando una fragilità generalizzata che ha travolto tutti, in varia misura. Proprio questa debolezza ha tuttavia permesso di comprendere l'importanza delle persone comuni, dando vita a una nuova tipologia di eroe, lontano dalla ribalta, vicino ad ogni singolo uomo e in particolare ai malati, ai sofferenti, a coloro i quali sono stati colpiti più duramente e direttamente da questa terribile epidemia. Pensiamo agli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri, ma anche a chi non ha mai cessato di lavorare per garantire a noi tutti i servizi indispensabili, alle forze dell'ordine, ai farmacisti, a chi lavora nei supermercati, ai tantissimi volontari che si sono impegnati a rischio della propria incolumità per non abbandonare chi non aveva più nessun aiuto. Persone queste comuni, presenze discrete che passano inosservate, eppure capaci di diventare protagoniste della nostra storia, salvatori dell'umanità, proprio come San Giuseppe. L'emergenza sanitaria da tempo ci sta costringendo al distanziamento sociale, con forti ripercussioni anche sul mondo delle manifestazioni e della cultura. Questa condizione ha gettato le basi per una nuova forma di organizzazione degli eventi. Il Covid-19 ha cambiato la vita di tutti, tant'è che si vive con maggior ansia, con più inquietudine, con minore tranquillità e con la paura del quotidiano e del futuro. Ci mancano tante cose alle quali eravamo abituati ed in nome della salute, tuttora, dobbiamo sacrificare modi di vita, abitudini ed anche tradizioni. Abbiamo rinunciato alle grandi riunioni parentali, alle manifestazioni d'affetto e di amicizia, agli incontri nelle solennità, alle manifestazioni culturali, alla scuola con la didattica in presenza. Abbiamo detto, nostro malgrado, no alle sagre, alle feste religiose, di santi patroni o meno. Abbiamo rinunciato, obtorto collo, agli incontri allietati dalla musica in piazza. Tacciono gli strumenti, come le campane il Venerdì Santo. La devozione per le tavole di San Giuseppe a Giurdignano, nonostante l'epidemia, è più viva che mai, segno che il passar del tempo e la triste realtà che ci sta coinvolgendo e avvolgendo non scalfiscono i valori tradizionali e profondi della nostra comunità. Alla fine, anche quest'anno, ha prevalso la volontà di non interrompere una lunghissima consuetudine che ha sempre rappresentato per noi giurdignanesi e ancor di più quest'oggi un messaggio di speranza per il nuovo anno. E con questo spirito, ma senza certo dimenticare le vittime della pandemia e i suoi effetti in termini di crisi economica e sociale, che la Prologo Sant'Arcangelo de Casulis ha dato vita a questa iniziativa insieme all'amministrazione comunale e alla parrocchia Trasfigurazione del Signore, che si svolge ovviamente nel rispetto delle ordinanze e delle norme anti-Covid.
È proprio per queste misure di contenimento che quest'anno, in maniera del tutto anomala e straordinaria, attorno alla grande tavola di San Giuseppe non siederanno materialmente coloro che avrebbero rappresentato i santi, ma abbiamo voluto rappresentare simbolicamente le categorie che maggiormente sono state colpite dalla pandemia. Il personale scolastico, i bambini e tutta la categoria degli studenti, i quali tra le mura domestiche hanno vissuto e tuttora vivono un clima difficile, tra incertezze quotidiane e preoccupazione dei genitori per il virus dilagante e il lavoro. Bambini cresciuti senza la presenza di altri coetanei, la generazione che sta vivendo questo triste e straordinario momento pandemico è stata privata delle feste di compleanno, degli incontri di gioco, ma soprattutto di stimoli didattici e sociali fondamentali. I ristoratori, i commercianti, i quali hanno vissuto e stanno vivendo mesi pesanti, mesi nei quali chiudere le proprie attività significa vivere la drammaticità dei crolli di fatturato. Gli anziani, i quali molto spesso chiusi nell'RSA hanno sentito la mancanza o la perdita totale delle cose più preziose, una carezza o un abbraccio dei propri figli. I medici, gli infermieri, i ricercatori, la protezione civile, le forze armate, le associazioni e gli operatori dello spettacolo e lo sport in generale. Adesso la benedizione della grande tavola di San Giuseppe da parte del Reverendissimo Don Roberto Chiriatti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Dio, che fai risplendere la tua Chiesa con le virtù e le opere dei santi, guarda i tuoi fedeli che desiderano servirsi di questi segni di devozione in onore di San Giuseppe. Fa che dispongano di ciò che è necessario nella vita presente e, aderendo con amore ai tuoi precetti, procedano sicuri verso la vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen. San Giuseppe, prega.